17 aprile 2014. Muore Gabriel García Márquez, narratore, sceneggiatore, editore. La morte lo colse ad 86 anni, lontano dalla sua patria, l'amata Colombia. Solo 2 anni prima, in Italia, era stata pubblicata la raccolta Tutti i racconti, che ricostruisce il percorso letterario del celebre romanziere a partire dalle prime sperimentazioni giovanili. Ribattezzato con il diminutivo Gabo, venne riconosciuto come uno dei più grandi scrittori in lingua spagnola dopo la pubblicazione nel 1967 di Cent'anni di solitudine. Mescolando linguaggio e vicende popolari, oniriche e fantastiche, perfezionò lo stile latinoamericano definito realismo magico, di cui il romanzo costituisce un vero e proprio manifesto. Nel 1982, anno successivo alla pubblicazione di Cronaca d'una morte annunciata, vinse il Nobel. Gli anni di crisi artistica erano ormai alle spalle. Con L'amore al tempo del colera raggiunse una tiratura record prima ancora di aver terminato l'opera. All'immenso successo in termini di copie, però, non corrisposero altrettante critiche favorevoli. Non è vero, disse, che le persone smettono di inseguire sogni perché invecchiano. Diventano vecchie perché smettono di inseguire sogni.